fanno morire. Facciamo una pausa al bar. Dobbiamo insistere finché non becchiamo Slick e i suoi allievi criminali. Ecco una preda facile facile. Ricordate quello che vi ho insegnato? Sì, io cerco di distrarla. E io intanto la borseggio. Ok, ragazzi, forza, dateci sotto. Arrivano. Ah, ma che adorabile! Oh, pupetta! Oh, la ringrazio, cara! Mi piacciono tanto i bambini! Molla la borsetta! Non ci penso nemmeno! No. Ehi, ma non è così che doveva andare! Infatti, come allievi della scuola del crimine, noi vi bocciamo in pieno! Salite, fessi! Dove credete di andare? Siete in arresto, sporchi la truccoli, dattramazzo! Calma su, non prendertela così. C'è la mamma, cioè, volevo dire, c'è Moses qui con te. Useremo la carrozzina a propulsione jet per inseguire quei borseggiatori in erba. Ci siamo, partenza! Dietro con la carrozzina. Penso io a quegli sbibirri. Confetti esplosivi! Uah! Uah! Bel lavoro, ce ne siamo sbarazzati. Guarda, ne arrivano degli altri. Siete miei, disgraziati! Prendiamo la strada dei boschi, così li seminiamo. Non ci troveranno mai qua dentro. Accidenti, li abbiamo persi. Tweetak. Eh? Complimenti, Jackie Baby, hai trovato le loro tracce. È curioso, io vedo soltanto una strana poltiglia marrone. Che cosa sono? Guarda, Zed, la foto di un bambino e un bavaglino. Sarà l'ultimo iscritto alla scuola di sopravvivenza. Adesso li prendono direttamente dalla culla. Ascolta, siamo fortunati. Stanno dormendo della grossa. Consiglierei di tornare dopo il loro riposino. Ok, sei pronto? Adesso! Vi abbiamo beccato, bastardi rognosi! Scusi tanto, no! Senza offesa, Non volevo dire... Scappa, ragazzo! Qui dentro ci sono due lupi inferociti che hanno cattiva intenzione! Speriamo che abbiano già fatto colazione! Presto, sono allergico agli animali feroci. Sai, Slick, per me quel ragazzo è convinto di essere un lupo. Già, e questo significa semplicemente che è agile, atletico e coraggioso. Potrebbe essere il fiore all'occhiello della mia scuola del crimine. Quel sacco di pulci? Sì, ma prima devo addomesticarlo. Vieni qui, amico mio, non ti faremo del male. Ti piacciono le caramelle? Vieni, vieni con noi, ne avrai quante ne vuoi. Ricerca del computer, questo è il bambino che venne smarrito nei boschi circa 18 anni fa. E quella che vediamo è la faccia che dovrebbe avere oggi. Non c'è dubbio, è proprio quello strano tipo della caverna. Allora, scansa fatiche! Dovreste essere per la strada a cercare quel diavolo di Slick! Altro che giocare con quell'inutile computer! Capitano Harris!
silenzio! Questi sono soldi, Arjan, grana, cucuzze. Vai a prendere il denaro e ti darò la tua lauta ricompensa. Ehi, che ti salta in testa? Che fai? Fermo al ladro! Aiuto, polizia! Filiamo prima che ci piombino addosso tutti i poliziotti della città. Troppo tardi! In alto le mani! Non fate più salami, altrimenti vi arrestiamo e di cella vi spattiamo! Filiamo presto! Guarda, il ragazzo lupo fa parte della banda di Slick! È un ragazzo ladro! Facci piano! Ok, forse si è messo in tassa qualche spicciolo senza accorgersene, ma quello l'ho fatto anch'io! Quei cani rognosi, senza offesa, qua dentro, presto! Uguale preciso il mio ex asilo! Su per le scale, da questa parte! Seguitemi! Ormai sono in trappola! Preso! Così avremo tempo per organizzargli una bella festa di addio. Giuro che mi iscrivo a un corso di bodybuilding. Lascia fare a un esperto. Oh cielo, siamo in trappola. Faremo la fine dei topi. No, c'è sempre di peggio a questo mondo. Che ti avevo detto? Con questo gli abbiamo rovinato la giornata. Quel che si dice è sfratto esecutivo. Ora pensiamo al nostro colpo, quelli non ci disturberanno più. Detesto fare buchi nell'acqua, ma li prenderemo quei bastardi, vero Jones? Certo, si pentiranno di aver sfidato i ragazzi in blu. L'hai detto esattamente come John Wayne. Com'è che finisco sempre per darti retta? Se vuoi trovare un lupo, comportati come un lupo. Ora vedremo come te la cavi con un vero colpo. Il negozio era solo un inizio, ragazzo lupo. Entra da quella finestra. Bravissimo. Ora trova i gioielli, vai. Dietro quel quadro? Ha trovato la cassaforte. È la pista giusta. Fuoco, fuochi. Sono passati di qui, meglio chiamare rinforzi. Rinforzi! Non in quel modo, Zed. Qui agenti Zed e Switchup, chiediamo rinforzi. Sospetti avvistati al 23 di Sunset Street, passo chiudo. Arriviamo! Li acciufferemo quando escono. Tombola, un collier di diamanti. Adoro quelle pietruzze. Ok, finiamo. Arriva qualcuno. Fermi, vi dichiaro in arresto. Ah, li abbiamo presi. Li abbiamo presi. Questo lo dici tu, fesso. Tienili a bada, verremo a cercarti più tardi. No, calma, cuccioletto, cuccian. Ti prego, mi aiuti. Che qualcuno venga ad aiutarmi. Ti va bene, Tackleberry? Immobilizzate subito i malviventi, agenti speciali.
Disubbidite forse a un ordine? No, Tuck, non ti sei espresso in un modo abbastanza chiaro. Avanti, bloccate quel mezzo animale! Risolverò questo incontro-scontro con un tiro a rete. Direi che hai fatto il pieno, Tuck. Ti ho portato la pappa, lupacchiotto. Mi spiace se favorisco. Che cos'è questa schifezza? Semplice, Zed sta insegnando al ragazzo le buone maniere. Sta zitto, Maoni! È un selvaggio, un senza legge! Questo balordo io non lo voglio nel mio distretto! Quale dei due, signore? Entrambi, ma cominceremo dal ragazzo lupo! Trasferitelo alla prigione della contea, non lo voglio fra le zampe! Ma signore, non è un criminale, è il bambino di questa fotografia! È stato allevato dai lupi, il che spiega il suo modo di comportarsi e l'aggressione nei confronti del sottoscritto. Noi stiamo cercando di rintracciare i suoi genitori. Ma intanto cosa ne facciamo di quel tipo? Mi sta tirando scemo. Me ne occupo io, signore. Noi due ci capiamo benissimo. La prego, la scongiuro in ginocchio. Ok, ma te ne assumi la responsabilità. Se qualcosa andasse storto, io ti passo alla graticola. Stia tranquillo, anch'io da ragazzo ero un selvaggio, perciò lo porterò nello stesso posto dove sono diventato lo Zed di oggi. E dove? Allo zoo? No, alla scuola di polizia. Ok, lupacchiotto, come prima cosa cercherò di insegnarti a camminare come un essere umano. Forza, dai che ce la fai! Splendido canestro, lo sai che vai forte? Ora ti insegnerò a parlare. Allora ripeti quello che dico. Il mio nome è Zed. Il mio nome è Zed. No, 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 tu ti chiami lupo, io mi chiamo Zed. No, tu ti chiami lupo, io sono Zed. Ma no! No! Ah, sono esausto, facciamo la nanna, lupo. Sicuro che sono lì dentro? Sì, li ho seguiti da quando hanno lasciato la scuola di polizia. Benissimo, catturiamo il ragazzo. Che cosa c'è? Zed, gli intrusi. Ok, mascalzoni, vi prenderò anche a luce spenta. Molla l'osso, ragazzo. Abbiamo bisogno di te per mettere a segno il nostro colpo più ambizioso. No, io restare con Zed. Non credo tu abbia scelto. I tuoi genitori sono nostri prigionieri. Se vuoi rivederli vivi, fa quello che dico. Io venire con voi? No, lupacchiotto, ti prego, non farlo! Ehi, ragazzi, è qui la festa? Ehi, Zed, ti faccio arrosto in umido? Slick e la sua banda hanno preso il lupo, vogliono fare un colpo! Setacciamo la città in cerca di qualche indizio. Ehi, aspettatemi! Ok, Lardo, dici dove è Slick, sputa e raspa! E come lo sputo? Non ce l'ho in bocca!
Sei stato uno degli allievi di Slick. Perciò dici dove possiamo trovarlo. Ti sbattiamo in gattabuia. Slick tiene prigionieri nel suo covo i due lupi genitori del ragazzo. Vuole costringerlo ad aiutarli a fare un colpo al St. James Hotel. Avverto gli altri e stabiliamo un luogo di incontro. Ok, ragazzo, sai cosa fare. È là dentro, niente scherzi o non rivedrai più i tuoi amati lupi. Al lavoro, la ricchezza ci aspetta. Ti sembra il momento di mangiare? Ah, va, poi andiamo a mescolarci a quei ricconi. Ecco i nostri bersagli. È un piacere guardarvi, signore. Avete delle pellicce davvero stupende. Già, sono proprio da rubare. Bel lavoro, ragazzi, 10 e lode. Mamma, papà! Mi commuovono sempre i raduni di famiglia. Abbiamo quello che volevamo, abbandoniamo il campo. Non vorrete andarvene di già? Da questa parte. Arrendetevi, mascalzoni, tutte le uscite sono bloccate. Orsù, dividiamoci. Quei gaglioffi non ci scapperanno. Nessuno stupido piedipiatti riuscirà a prendermi. Attento, bel damerino, questa è una grave offesa a pubblico ufficiale. Sai che me ne importa, Barilotta. Barilotta? Ora sì che mi arrabbio. Non vale il barato. Dici davvero? Bye bye. Coraggio, Oops, vendicherò io il tuo onore. Ecco il secondo round, vermiciattolo. Forse a vedermi non sarò granché, ma sotto sotto io sono una dura. Ok, sorella, vieni fuori con le mani alzate. Vi darò una bella ripassata, sbirro. Rini, ma è pericoloso. Conosco le donne, la ammansirò col mio fascino. Tesoro, facciamo pace? Lo so che sei furiosa, ma se non ti arrendi subito, potresti fare una frittata anche più grossa. Beccati questo, sbirro. Devo essere il suo tipo. Mio socio sembra in crisi. Ehi, ma io sono per la nouvelle cuisine. Non mi prenderanno mai in prigione, non ci voglio tornare. Ne va del mio onore, devo fermarlo. Seth, ragione. Galoppa, lupacchiotto! Ti conviene arrenderti modestamente? Sono il mago del frisbee! Te l'avevo detto! Mi dispiace, ma non c'è traccia dei veri genitori del ragazzo. Perciò dovremo affidarlo a uno zoo. Uno zoo? Ma ci sarà pure un'altra soluzione. Li abbiamo trovati! Ecco qui i genitori del nostro giovane amico. Oh, sono così felice. Figliolo, finalmente ti ho ritrovato. Essere contento anch'io, ma altri papà e mamma mancare a me. Ti accontento subito. Li terremo con noi, sarebbe una crudeltà separarli. Cos'è questa storia? Non voglio quegli sporchi sacchi di pulci nel mio ufficio. Fuori, fuori, fuori! Quindi lei non ha paura del lupo cattivo, vero signore? Oh, certo che no, Proctor. Mi avevano solo colto di sorpresa. Lo perdoni, signore, ma sa com'è. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio.